Siamo con il tecnico Felice Fidanza, mister degli allievi 2003-2004 e degli esordienti 2007-2008. Mister, distinguendo le due categorie, possiamo fare un po' un resoconto di questa prima metà di stagione? Allora, parto con gli esordienti 2007-2008, con cui già nell'altra intervista ho detto che facciamo due campionati per il numero alto che abbiamo, ne abbiamo 27, quindi facciamo un campionato 2007-2008 a 9 e un campionato addirittura a 11-2007, quindi con due anni sotto età. E il campionato a 11 è giunto quasi alla metà del percorso, mancano 5-6 partite e sinceramente questi ragazzi stanno facendo veramente bene perché stanno giocando con dei ragazzi due anni più grandi, quindi poi l'età in questo periodo, soprattutto in questa fascia d'età, si fa sentire tanto e addirittura siamo quarti, quindi in classifica, quindi stanno facendo veramente benissimo e stanno crescendo tanto. Invece per il 2007-2008 a 9 è finita la fase invernale ed è cominciata appena la settimana scorsa la fase primaverile, che vede addirittura ben 13 o 16 partite. Quindi anche qui è un campionato molto, molto bello, in cui questi ragazzi sicuramente cresceranno e impareranno piano piano a giocare sempre nei spazi più grandi. Per quanto riguarda invece il campionato o la categoria 2003-2004 di allievi, stiamo facendo con grande sorpresa, per come eravamo partiti, la fase finale, addirittura l'elite, e sinceramente questi ragazzi si stanno dimostrando tanto, perché addirittura siamo terzi in classifica, a due punti da una qualificazione che era inaspettata e sicuramente del miracoloso, se succede una cosa del genere, perché veramente non siamo partiti con questi obiettivi, anche perché la squadra, come ho detto anche le altre volte, è una squadra costruita soprattutto da ragazzi 2004, quindi sotto età. Abbiamo 5-6-2003 che si sono integrati benissimo, che stanno facendo un campionato bellissimo, però la maggior parte sono 2004, quindi veramente stanno facendo un campionato bellissimo. Devo fare veramente i complimenti, soprattutto non tanto per il campionato, perché poi per la presenza, per l'attaccamento, per il gruppo che si è creato, quindi allenarsi sempre con 18, 16, 19 persone, secondo me è una grande vittoria. Mister, una domanda un po' più personale, lei è molto simpatico, lo sappiamo un po' tutti qui nell'ambiente. Grazie. I ragazzi la amano e la stimano molto, ma qual è il suo segreto? Questo mi fa piacere, ci mancherebbe. È il mio segreto, non so se può essere un segreto, credo che è il mio modo di trattarli come mi pare, nel senso che gli dico sempre quello che penso, gli dico sempre la verità, cerco sempre di trattarli da adulti, anche perché sono ragazzi che sono intelligenti e riescono sempre a capire se tu sei sincero, se provi a fare il furbo, se nascondi qualcosa. Quindi secondo me credo che la mia dote principale nei confronti di questi ragazzi sia la sincerità. E poi io gli dico sempre che il calcio è un divertimento, quindi bisogna divertirsi, bisogna fare gruppo, perché secondo me, essendo uno sport di gruppo, se si fa gruppo si va lontani, se ognuno pensa al proprio orticello è difficile. In questa età è normale che ci sono sempre dei ragazzi che pensano a loro stessi, ma è normale. E quindi il mio compito è quello di cercare di dare spazio a tutti, di dare la stessa attenzione a tutti, perché poi è difficile. E secondo me il mio piccolo segreto potrebbe essere questo, poi ci mancherebbe, sono loro a dire il perché casomai posso rimanere così. Ed è sicuramente simpatico. Questo è il suo segreto. Ringraziamo il tecnico. Grazie. Buona fortuna, mister. Grazie.